Questa è Radio Godot, questa è Foodie Musical Box, in voce ci sono io, DJ Bianco, adesso dall'altra parte c'è anche Eleonora Marsella. Ciao Eleonora, come stai? Ciao Massimiliano, bene, bene, voi? Che vi dice da quelle parti? Benissimo, noi stiamo... che si dice? Si dice che stiamo benissimo, come siamo ormai in chiusura e avevamo insomma voglia di sentirti, di sentire la tua bella voce squillante e di sentir parlare appunto di un nuovo romanzo. Sì, sì, oggi vi parlo di un romanzo rosa, ed esordisce nel mondo editoriale con un romanzo, come dire appunto, che parla d'amore. Si tratta di L'amore non ha pregiudizio, un romanzo in cui i protagonisti si troveranno ad affrontare le cose inaspettate della vita, a proposito delle cose inaspettate, ed il protagonista è praticamente Michael, che è un giornalista di New York, organizza la festa per la sua fidanzata, praticamente stanno organizzando il loro matrimonio, ma arriveranno in Inghilterra e ci sarà una sorpresa che si rivelerà essere il fratello dell'altra antagonista, sconvolgerà i loro piani, sconvolgerà tutto, e ci saranno ovviamente degli argomenti molto interessanti come il tema dell'omosessualità, proprio perché questo è un elemento centrale nel libro appunto di Roberta. A proposito, l'autrice l'ho presentata lo scorso weekend a Roma e è andato molto bene l'evento, anche perché proprio perché il tema è molto attuale, e tra l'altro lei il messaggio che ci tende, diciamo, ci viene in maniera assoluta di inviare quello che ovviamente l'amore non dovrebbe intercorrere in pregiudizi, quindi un amore vissuto, un amore vero, un amore reale. Supera lei tutti i confini, realtà, insomma, l'amore. Si spera, proprio i confini appunto che Roberta vorrebbe superare attraverso il libro, tant'è vero che lei ci tiene. È autobiografico? No, non è autobiografico, anzi addirittura l'autrice mi diceva l'altra volta che si sposerà il prossimo anno con il suo compagno, credo che comunque abbia visto come tutti noi tante vicissitudini in giro e si senta, diciamo, ispirata da quella che è la nostra realtà. Certo. Sto scrivendo il secondo libro, dice che vorrà pubblicare anche il terzo, probabilmente la ripresenterò a dicembre al Teatro di Trastevere il 15 dicembre, ma questo è un evento di cui poi ti parlerò quando sarà meglio organizzato, e soprattutto è edito da Booksprint Edizioni, quindi il libro si può trovare praticamente ovunque, oltre sul blog di Eleonora Marsella. Senti, ma che tipo di romanzo è? Un romanzo noir, un romanzo giallo, un romanzo rosa? Sicuramente un romanzo rosa ed è molto molto carino, io l'ho letto a mare quest'estate, è molto scorrevole, scritto bene, simpatico, gli ho dato anche 4 stelle su 5, il tema appunto è attuale, è un altro spaccato di realtà che tutti noi dovremmo appunto probabilmente leggere, probabilmente conoscere. Lei brava, è una cosa giusta. Un'ottima penna, un'ottima... sì. Io cose giuste? Sì, no, hai detto una cosa giusta, no, hai detto una cosa giusta adesso tu descrivendo il libro. È vero, tra l'altro ha un'ottima penna, come dicevo le descrizioni sono anche meravigliose, poi si snoda tra New York e Inghilterra, molto 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 interessante e da leggere. Senti, com'è toccato il tema dell'omosessualità? Ma ci sono delle scene per esempio spinte oppure comunque rimane sempre velato, è molto molto delicato? No, ti dico questo perché noi abbiamo... Domanda interessante. Sì. Domanda interessante perché, diciamo, c'è una parte nel romanzo in cui queste due figure si avvicineranno, è descritto, diciamo, in maniera abbastanza delicata, devo dire, non entra nei particolari proprio perché non necessari, o perché lo lascia libera immaginazione, o comunque perché non è un libro del genere hard, ma rientra in quelli dei romanzi rosa. Quindi è trattato con delicatezza. Sì, perfetto, sì. Quindi può avere comunque una sua buona nicchia di mercato. Ragioniamo anche in questi termini, no? Nel senso, sì, è bellissimo ragionare anche soprattutto in stile e via dicendo, però comunque lo scrittore produce qualche cosa come magari un bravo cantante e ovviamente anche lui punterà a una nicchia di mercato. Nicchia. Sì, è una buona nicchia, comunque, a parte che è un buon libro, quindi è un libro anche soprattutto da leggere, e poi può essere proprio rivolto a tutte quelle persone che ad esempio si trovano ad affrontare i problemi della società nell'essere accettati come omosessuali, potrebbe essere comunque una spinta per tutti loro, una spinta invece di freno per chi invece dovrebbe cambiare parere sulla questione. Quindi è un libro che possono leggere tutti, ma soprattutto il messaggio è universale. Mm-hmm. Ho capito, quindi perfetto. Leggilo, che costo ha? Magari te lo porto la prossima settimana. Va bene, grazie, ti ringrazio, ma che costo ha? Che costi online? Sì? Guarda, all'inchiesta
circa 13 euro del cartaceo, per quanto riguarda il cartaceo, mentre sì, sempre online ovviamente trovate anche l'ebook sul Bookprint Edizioni, oppure cercando Roberta Caradonna su Google o sul blog di Eleonora Martinella. Ah certo, giusto, questo lo diamo come indicazione anche ai nostri ascoltatori. Bene, certo, Eleonora, ti ringrazio, sei stata gentilissima. Grazie e a te, Matti. Puntuale come sempre, noi ci diamo appuntamento la prossima settimana con due tuoi sì, interventi, questo ci fa molto piacere. E niente, ok, ti auguriamo una buona serata allora. Anche a voi, ciao a tutti. E allora noi andiamo in pausa, siamo stati molto delicati con Eleonora Marcella a parlare di questo libro molto delicato, rosa ma interessante, invece